Bella a tutti ragazzi, un saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel, su Prison Architect, con una rissa subito, mega rissa ragazzi, mamma mia. Allora, come al solito ormai ci siamo abituati alle risse, porcaccia la miseria. Allora, il livello di pericolo è bello alto, sta un po' scendendo, non ho capito come mai sia così alto. Vediamo un attimino cosa c'è che non gli va. Allora, vestiti, hanno sempre i vestiti, il bisogno di vestiti alti, però in realtà i vestiti, ragazzi, io gli ho messo una mensa, cioè sì, la mensa, ciao, la lavanderia, quindi in teoria lavando i vestiti non dovrebbero avere così bisogno di vestiti. Pila spiegazzata per 8. Non lo so, o che ci sono troppo pochi detenuti, devo mettere magari un'altra lavanderia, può essere. Qua nella sala comune, guardate che disastro che hanno fatto, mamma mia. Allora, questo è ferito, medico, vai qua un attimo a curarlo per cortesia, vediamo se il medico riesce ad andarlo a curare. Chi è che sta teserando? Sentito un rumore di taser, ragazzi. Ok, vai, andate un attimo a curarlo. Vai guardia, vai qua a aprire la porta un attimo, che se no qua... Vai. Ok, curalo. No. Ah, ok, sì, lo sta curando. Sì, c'è il medico dietro, dovrebbe curarlo. Ok. Allora, va bene. Dunque, intanto vi ringrazio perché qualcuno di voi, scusate che non mi ricordo più chi, intanto ho rimesso la webcam dove era prima, perché in tanti mi avete detto rimettila che era meglio dove era prima, in alto a sinistra. Quindi, ragazzi, la tengo lì. Mamma mia, nella stanza di posta qua, che disastro che hanno fatto. Perché hanno fatto sto disastro? Porcaccia la miseria. Medico, dove stai, medico? Allora, vieni un attimo qua a curare sto tizio, perché se no qua... Questo qua è messo veramente, veramente male. Guardate qua che macello, pure questo. Porcaccia miseria, speriamo che il medico arrivi in fretta. Vai che in teoria gli agenti dovrebbero poi sistemarlo. Però qua c'è un problema, sì, che mi aveva scritto The Creeper con la porta, perché in realtà manca il muro qua. Scusate, non me ne ero accorto, ragazzi, abbiate pazienza. Mancava un pezzo di muro. Quindi in realtà c'è la stanza aperta. Vabbè, se arriva il medico, io comunque lo mando da questo, perché tanto anche lui è privo di sensi. Per cui direi che è il caso che il medico venga qua. Medico, vai qua a curare sto tipo, va. Dai. Ah, lì hanno trovato le sigarette. Ecco, per il discorso detenuti, ragazzi, vi ringrazio perché... Sì, ma medico, passa di qua che non c'è il muro. Ma, sì, ma sarà pirla, però, sto medico. Mamma mia. Guardia, dai, vieni qua ad aprire, su. Ah, vabbè, che potevo fare anch'io sempre così, facevo anche prima. Ok, vai, vallo qua a curare, perfetto. Ok, metti normale. Allora, dunque, qua abbiamo messo il pezzo di muro. Ok, qua il muro c'è. Scusa, mettilo un attimo chiusa. Fammi vedere se qua il muro c'è. Chiudila. Non me la chiude questa. Sempre chiusa, sempre aperta. Ah no, infatti anche qua manca il pezzo di muro. Ok, non so perché mi sono dimenticato pezzi di muro, ragazzi, a destra e a sinistra. Vabbè, glieli aggiungo, non è un gran problema. Ok, allora, per quanto riguarda i detenuti, mi avete detto che mettendo intelligence, e grazie mille perché, ragazzi, non me ne ero accorto, se clicco su informatori non compare nulla, ma sui detenuti vedete che compare la scritta spione, veloce, eccetera, eccetera. Quindi in realtà basta che vado qua, lo metto sotto custodia cautelare. Penso che sia... così, potenziale informatore. Potenziale informatore, anche lui lo metterei magari sotto custodia cautelare. O l'avevo già messo, no, mi sa che l'avevo già messo. No, era questo, ok, spione. Questo è già custodia cautelare, che era quello che avevo messo l'altra volta. Perfetto, qua c'è abile picchiatore, veloce. Qua altre scritte non ce ne sono. Mamma mia, membro di una gang, impavido, duro, stoico, abile picchiatore, ex guardia carceraria. Ecco, allora, anche questo, spione, no, non è questo, che cacchio sei? È qua? Allora, duro, no, aspettate che si staccano un attimo
dal cortile perché sennò qua non riesco a inquadrarli. Quale cacchio è? No? No, devo aspettare un attimo che entrino nel cortile. Allora fai così, sempre aperte. Allora, io le porte del cortile le lascerei sempre aperte, così almeno non deve star lì la guardia tutte le volte ad arrivare. Quale sarà? Quale cavolo è questo? Dovrebbe essere spione ex guardia carceraria. Ok, non lasciarlo solo con gli altri, vedete? Quindi lo mettiamo sotto custodia cautelare anche lui. Ok. Perché se no questo qua ovviamente lo menano. Perfetto, poi come altri non mi pare che ce ne siano. Ah no, questi qua. No, questi sono già sotto custodia cautelare. Ok, abile picchiatore, spione. Spione ex poliziotto, ecco un altro. È questo? No, questo è solo spione. Non so se è sempre lui. No, qual è? Casino qua beccarli più che altro, ragazzi. Eccolo qua, spione ex poliziotto. Perfetto, quindi anche questo, ragazzi, lo mettiamo sotto custodia cautelare. Va bene. Boh, dovrei averli fatti tutti. Veloce, veloce, abile picchiatore. No, non credo che ce ne siano altri, ragazzi. Cos'è sta roba? Va bene. Ok, allora qua dovrei aver fatto tutto. I corsi, dunque, nell'officina mi avevate detto che i detenuti devono fare i corsi, ma glieli ho fatti fare, cioè, o meglio, li stanno facendo, se non mi ricordo male, li avevo già avviati. Vediamo un po', corso di sicurezza in officina, sì, che era questo qua. Ok, e poi mi avete anche detto, per quanto riguarda invece l'obiettivo dei pasti, non me lo completava perché io mettevo... Dov'è? Sotto... No, dov'è che era? Politica, eccolo qua. Sotto politica, quantità di pasti dovevo mettere basso e varietà di pasti, anziché mettere nessuno, anche lì dovevo mettere basso, per cui poi andrò a riattivarlo non appena vado a completare questo. Non appena vado a completare questi due. Anzi, che poi peraltro io direi che in realtà... Vediamo, dov'è? Ok. In realtà questo qua posso anche toglierlo per il momento perché tanto, ragazzi, al momento carcerati che lavorano in officina non ne ho. Per cui vado a riattivare piuttosto questo e a questo punto vado a fare così. Regime, vado a togliergli il pasto di qua e gli vado a mettere un'ora di sonno in più. Qua vado a mettere lavoro qua. E gli rimetto il sonno normale. Metto praticamente 2 ore di pasto, però divise. Quindi facciamo pasto, ok. Qua facciamo tempo libero e poi qua facciamo un altro pasto, ok. E qua gli metto un'ora di cortile. Quindi fanno tempo libero, cortile. 2 ore, 2 ore di pasto. Ok. Qua gli vado a rimettere il sonno dalle 9. Perfetto. Così almeno hanno il loro sonno aumentato. E quindi facciamo un unico pasto. Perfetto. Sotto. Dov'è che era? Me lo perdo sempre. Sotto politica. Quindi andiamo a mettere basso e basso. Ok. Così dovrei completare l'obiettivo in 2 giorni. E poi andrò a rimettergli praticamente 3 pasti. Va bene, va bene. Poi per il negozio mi avete detto che praticamente dovevo mettere una porta che dava sul corridoio, se non ho capito male. Quindi andiamo, proviamo a farlo, ragazzi, lo farei sempre qua. Magari. Ma cosa stai facendo? No, muro, voglio le fondamenta io. Allora, costruzione in cemento. Io magari il negozio, ragazzi, lo metterei qua così. Aspettate, stavo pensando a come metterlo. Se lo mettiamo di qua, magari, dai. Facciamo tutta la struttura così. Ok. Poi, ovviamente, adesso andremo di nuovo in attivo con i soldi. Ma andiamo un attimo avanti veloce. E in teoria, qua. Ok, salvataggio automatico. Se gli vado a mettere una porta da qua. Ok, dovrei trovare negli oggetti. Aspettate,
Perché era facciata negozio, ecco, 2 metri, praticamente la facciata negozio, e allora mi darà, diciamo, la stanza a posto. Quindi, in teoria, mettendolo così, adesso proviamo, dovrebbe essere a posto, perché mancava praticamente quella cosa negli oggetti, facciata negozio. Se non metto quella, ovviamente non mi fa l'abilitazione, diciamo, della stanza. Ok, ma andiamo. Dai, vediamo se la fanno un po' in fretta. Poi, ah, ecco, un'altra cosa, aspettate, intanto che costruiscono, io volevo andare sempre nel... Allora, intanto nei detenuti, quelli ad alto rischio, peraltro io posso metterli io direttamente a medio rischio, vedete, sicurezza massima, se metto sicurezza normale tornano normali, quindi anche per questo, grazie che me l'avete consigliato, perché così posso anche rimettere le cose come erano prima. Quindi quelli di sicurezza massima li vado a mettere. No, dammi il detenuto. Ok. Allora, sicurezza massima, mettiamo sicurezza normale. Perfetto, perfetto. Andiamo a vedere nei detenuti. Alto rischio, non c'è più nessuno. Ok, quindi intanto inizio a fare una cosa. Anziché spostare gli orari delle docce, delle cose che diventa un po' un casino, io vado semplicemente a rimettere come era prima il dormitorio per il rischio normale, la mensa, la doccia pure, la cucina a questo punto anche, metterei anche l'armadio delle pulizie, sì, e poi tutto il resto, sì, lo posso lasciare così com'era. Ok, sala comune, la sala visite, va bene. Ah, e anche il cortile, ragazzi, lo metto solo per la sicurezza normale, in modo che adesso così i detenuti siano divisi e in teoria, ragazzi, dovrebbero fare meno risse. Quindi speriamo che effettivamente sia così. Ne ho 5 in custodia cautelare. Quindi, ok, anche qua dovremmo essere a posto. Tra l'altro, poi potrei anche fargli una parte appunto per la custodia cautelare. Potranno accedere a questo settore. Quindi dovrei anche fare, ragazzi, 2 settori in più, uno per la sicurezza massima e uno per la custodia cautelare. Quindi anche lì di cose in realtà ce ne sarebbero da fare un casino. E vedremo poi se ovviamente anzi, dobbiamo necessariamente riuscire a fare tutto. Poi, altra cosa che mi avete consigliato, intanto che lì vanno avanti a costruire, volevo mettere un paio di armadietti guardia in più per riuscire a mettere delle altre guardie armate. Armadietto guardia, ok. Perché sapete che il numero delle guardie armate dipende da quanti armadietti guardia abbiamo. Quindi ne metterei un altro qua. Non so perché me lo fa un po' spostato in avanti, però. E ne metterei un altro qua, ok. Di modo che adesso in teoria dovrei, una volta che li hanno costruiti, poter mettere altre 2 guardie armate. Wow, 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 calma, calma, che cacchio è sto casino? Allora, perché questi sono qua? Perché questa è la stanza comune. Però questa devo lasciarla comune per forza, perché se no i detenuti di qua non possono passare. Però comunque adesso abbiamo già diviso mensa, docce e cortile. In teoria così ci dovrebbero essere meno pericoli di risse. Qualcuna sicuramente ci sarà, soprattutto con quelli sotto custodia. Però, wow, aspetta, 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 aspetta. C'era una pala da qualche parte, qualcuno che sta scavando un tunnel. Aspetta un po'. Basta, perquisizione. Via. Tutti svegli perché qua, ragazzi, avevo trovato un tunnel. C'era il simbolino della zappetta. Vorrei vedere dove cacchio l'hanno fatto sto tunnel. Vediamo un po'. E ragazzi, qua devo perquisire assolutamente. Devo perquisire perché se mi scavano un altro tunnel, questi escono, eh. Questi qua. Aspetta, non è che qua è il tunnel? No. Vediamo nelle celle se c'è qualcosa nelle celle. No. Quello è un telefonino. Vabbè, il telefonino non mi interessa. Perché quell'altro detenuto, il secondo che mi era scappato, ragazzi, aveva scavato proprio in cella. Quindi
Aveva scavato dal water. Quindi fai assolutamente una bella perquisizione a tutti. Eh sì, per forza, ragazzi. Per forza perquisiamo tutto il carcere. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Avete visto? Guarda qua. Guarda qua che tunnel ha fatto sto schifo. Sto schifo di uno. Allora, oggetti, materiali, rimuovi tunnel. Vai. Rimuovi tunnel. Ne dovrebbe aver fatto, credo, solo uno, spero. Qua andiamo a rimuovere. Vedete, sti schifi come scavano nei cessi. E nonostante comunque qua, ragazzi, ci siano i tubi. Ah no, qua pa... No, no, qua è il tubo piccolo, vedete. Qua passava in realtà il tubo piccolo, ma il tunnel comunque lo scavano uguale. Il tunnel, ragazzi, lo scavano comunque. Sti maledetti. Dai, dai, andate a chiudere quel tunnel lì, svelti. Ok, questo lo buttate in isolamento per cortesia. Bravi. Vedete che ci capiamo. Vai, chiudi il tunnel qua, muoviti. Ok, la guardia armata. Ah, vediamo se mi hanno costruito gli armadietti. No. È ancora in corso qua. Ok. Vai, facciamogli costruire tutto. Anche qua che diamine stanno facendo? Ah, perché qua. Allora, senti, anche questa lasciamola sempre aperta. E magari anche la stanza posta io la lascerei sempre aperta. Vai. Che sennò qua mi rimangono tutti bloccati. Ok, me l'hai rimosso sto tunnel? Oh, guardate qua quanta roba stanno trovando. Mamma mia. Vai, vai, vai. Scovate tutto. Si vede il simbolino della zappetta. Occhio, perché quello è un tunnel che vi scoprono. E quindi è un bel casino. Ok, vai. Dai, però, se me lo andate anche a chiudere, ragazzi, sto tunnel, mi fate una cortesia. Ok, intanto comunque qua la stanza l'hanno fatta. Perfetto, adesso andiamo a mettergli il muro in calcestruzzo. Io comunque sì, lo chiuderei così. Vai, chiudi il negozio. Vai, vai, vediamo se trovano altro. Qua spero che... Che è successo? Spero che me lo rimuovano in fretta, sto tunnel, ragazzi. Spero davvero che me lo rimuovano in fretta. E incarico in coda. Sì, muovetevi, però, ragazzi, perché non è che posso lasciare un tunnel così. Ok, allora, qua un armadietto in più me l'hanno fatto. Infatti, vedete che adesso possiamo assumere una guardia armata in più. E ovviamente l'assumiamo. Appena faranno il terzo armadietto, ne potremmo assumere anche una terza. E ovviamente andremo a farlo. Così mettiamo anche tre guardie armate, ragazzi, che assolutamente ci servono. Poi, come telecamere, mi avete detto di metterne, diciamo, di collegarne al massimo 6. Ok, e poi, se no, dobbiamo aggiungere un altro. Un'altra postazione, diciamo così, per le telecamere. Quindi io anche a quello, anche questo lo andrei a fare, per cui andrei a mettere le telecamere a circuito chiuso. Allora, io ne metterei sicuramente una qua, una la metterei nella sala comune, vediamo dove. Mettiamola magari qua, che lì nella sala comune non c'è. Ne metterei una terza anche nella sala visite. Assolutamente. Ok. Nella cappella per il momento, ragazzi, direi di no. Ne metterei una qua nel corridoio. Dovrebbe essere dritta così. Sì. Ah, ok, vedete, mi sta chiudendo il tunnel. Perfetto. Ok, adesso sì. Adesso, ragazzi, si ragiona. Poi ne metterei. Allora, qua in mensa in realtà l'avevo già messa. Perfetto, quindi ne metterei magari una qua nelle docce e una anche qua nel cortile. Com'è che è dritta? Così dovrebbe essere dritta, credo. Sì, penso di sì. Sì, così è dritta. Ok, gliele facciamo costruire. Poi naturalmente andiamo a fare un'altra postazione
di guardia, monitor circuito chiuso e lo mettiamo qua. Vai. Andiamo a mettergli anche un'altra sedia. Ok, lì si danno il cambio. Perfetto. Gli mettiamo qua un'altra sedia. Benissimo. Va bene. Vai, aspettiamo che costruiscano bene il tutto. Qua la stanza di posta. Ok, qua vedo che vanno a lavorare. E c'erano detenuti che comunque stavano lavorando. Vediamo un po'. Sì, lavoratori massimi 8. Va bene. Qua in officina niente, non abbiamo purtroppo ancora lavoratori per qualificati per poter andare. Qua ne mettiamo 6. Perfetto. Ok. Allora, qua l'hanno messa, qua il metal detector che già ha beccato di tutto e di più. Ok. Va bene, allora colleghiamo un po' le telecamere intanto. Quindi andiamo a far così. Dunque, solo che no, adesso devo aspettare che vada lì una guardia, perché se no, se non c'è una guardia, qua chiaramente mi resta tutto. Vai qua. Mi resta tutto così. Diciamo non funzionante anche le telecamere, perché chiaramente non c'è nessun addetto alla sicurezza. Non so se posso dare a qualche guardia l'incarico fisso di restare qua. Questo sinceramente non lo so. Però ho idea di no. Vabbè, vediamo appena arriva l'altra guardia. Poi andiamo a fare il negozio, ragazzi. Non mi sono dimenticato che c'è il negozio da fare, ma ok, volevo prima fare queste cose qua, perché se no non ci capisco poi una beata ceppa. Allora, ok, qua sono collegati, quindi adesso facciamo connetti. Vediamo dov'è che sono le telecamere che ho aggiunto. Allora, una era qua. Ok, poi ne abbiamo un'altra qua. Va bene. Ne abbiamo. Dov'è che l'avevo messa? Ne ho messe una qua e sono tre. Ne avevo una qua e siamo a 4. Poi ne avevo una nelle docce e siamo a 5. E mi sembra l'ultimo nel cortile, no? Così siamo a 6. Ok. E dovremmo in teoria essere a posto con le telecamere. Giusto? Sì. Ok, vediamo se sono tutte collegate, se non me ne dà nessuna con l'errore, ma mi sembra di no. Questa gli manca la corrente, ok, adesso giustamente gliela devo portare, me l'ero scordato. Vai, portategli la corrente a questa telecamera qua. Così che almeno dovremmo, ragazzi, essere a posto. Almeno le telecamere ci sono praticamente ovunque. Mancherebbero le docce qua, però oddio, adesso che sono divisi, magari non fanno così tanti casini. Vediamo se eventualmente vedo che fanno casini, ragazzi, al massimo ne aggiungo una. Bisogna stare attenti ai tunnel, perché sti stronzoni qua di detenuti scavano come dei forsennati. Pasto e tempo libero, ok. Allora, io i pasti gliene avevo messo solo uno, vero? Fatemi controllare, scusate. Giusto per sicurezza. Allora, un unico pasto, sì, di 2 ore e 2 ore. Ok. Sono peraltro anche divisi, anche se comunque la mensa è separata, perché vanno in due mense differenti, però comunque in ogni caso sono divisi. Vedete, infatti qua adesso abbiamo solo i detenuti in minima sicurezza e di là invece quelli in sicurezza normale. Ok. Ok, allora va bene. Dai, facciamo il negozio. Allora, stanze, mettiamo quindi il negozio. Eccolo qua. Perfetto. Grandezza interno. Ok, quindi devo mettere tavolo, scaffale, negozio. Dov'è? Allora, tavolo penso sia il tavolo normale. Quindi possiamo metterlo qua. Ok, mettiamo scaffale, scaffale negozio.
Boh, credo che siano uguali come lato. Penso che siano uguali. Mettiamogliene magari due. Ok. E poi devo metterlo. Devo mettergli la facciata del negozio, giusto? Dov'era? Letto, letto. Armadietto, scaffale negozio. Facciata negozio. Eccolo qua. Ok. Allora, devo metterlo praticamente così. Quindi devo mettere sì la porta, ma devo mettere anche una specie di bancone praticamente, no? Quindi ne mettiamo due. Ok, anzi, mettiamone tre, dai. Facciamolo fatto bene. Così in teoria dovrebbe essere a posto. Quindi la facciata negozio praticamente la dovete mettere dove c'è un muro che deve dare o su un corridoio o comunque su un'altra stanza, insomma. Quindi dovrebbe essere a posto. Allora, mettiamo un attimo sempre aperte, così li facciamo passare. Ok. Così anche il negozio, infatti, vedete che adesso ce l'ha dato. Corretto. Perfetto. Facciamogli montare anche le altre due cose. Va bene, va bene. E dovremmo aver messo tutto. Ok. Allora, mettiamo modalità porta magari normale. Gli mettiamo qualche sedia qua. Giusto perché, essendo un negozio, dai, mettiamogli un 3 sedie qua. E poi adesso anche qua praticamente gli posso andare a mettere i lavoratori. Vedete? Quindi anche qua i detenuti andranno a fare il loro lavoro. Va bene. Beh, direi che siamo a posto. Allora, la libertà condizionata io la modalità porta la metterei normale. Perché non mi fido tanto a lasciarla sempre aperta. Qua la biblioteca va bene, l'officina credo ancora non abbiamo completato tutti i corsi. Vediamo un attimo sotto corsi. Sicurezza in officina in realtà uno l'ha completato, per cui adesso mi dovrebbe mettere un lavoratore. Detenuti qualificati uno, infatti. Sì, vedete, quindi serviva necessariamente il corso per l'officina. Qua abbiamo bene i negozio, va bene. Quindi fatto questo, ragazzi, direi che siamo messi molto bene. Ah, occhio, 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 un altro tunnel. Un altro tunnel. Cos'è sta bandierina? Tunnel. Vediamo. Rimuovi tunnel. No, questa che roba è? Posta. Ah, sì, è vero, avendo la stanza della posta, ovviamente adesso i detenuti finalmente ricevono anche la posta. E credo sicuramente siano più contenti. Via di perquisizione, ragazzi, perché ho visto un'altra paletta e quindi sicuramente c'è un tunnel da qualche parte, per cui andiamolo a scovare. Sto caspita. Eccolo lì, guardatelo. Di nuovo qua. Ma che palle! Ma guarda che sono una cosa allucinante, sti caspita di detenuti maledetti. Ragazzi, vi rimetto di nuovo al freddo e al gelo, eh. Vi rimetto veramente di nuovo al freddo. Vi stacco il riscaldamento ovunque, cacchio. Ah, ecco, giusto, tra l'altro i termosifoni io non ho messo. Fammi vedere un attimo. No, che cacchio faccio? Dov'è temperature? Temperature, non mi ricordo. Temperature. Eh sì, vedete, qua devo mettergli il riscaldamento. Devo assolutamente mettergli il riscaldamento, se no i nostri detenuti, ragazzi, ci muoiono di freddo. Per cui qua c'è il boiler, andiamo a mettergli un primo tubo qua, andiamo a fargli passare il riscaldamento anche di qua. Ok, e poi andiamo a farlo passare così e così. Ok. Eh sì, perché io mi sono dimenticato del riscaldamento, ma come abbiamo visto, il riscaldamento è assolutamente essenziale. Ok, ma andiamo avanti un po' veloce, vediamo se scoprono altri tunnel. Spero di no, ragazzi. Spero veramente di no. Vediamo un po'. Allora, vediamo anche negli incarichi. Ah, e vedete, la ricerca nutrizionale, avevate ragione, perché adesso infatti sta funzionando, vedete che aumenta la percentuale e quindi tra poco abbiamo anche completato questo obiettivo. Perfetto. Ok, no, altri. Ah, guardalo qua, come no? Sì, eccolo qua. Guarda qua un altro tunnel. Ma va sti maledetti, oh, come cacchio scavano.
Porcaccia la miseria. Che bastardi. Ok, e qua direi che abbiamo fatto tutto. Vediamo come ultima cosa il riscaldamento se ci arriviamo con questo boiler. Ah, qua tra l'altro devo mettergli. No, ma la corrente ce l'hanno, sì. Ok. Vediamo un po' più che altro se ci arriva come pressione. Perché questa è una cosa che ovviamente, ragazzi, va verificata. Perché sta piovendo, ci sono 2 gradi. Quindi, ragazzi, ovviamente qua tutta sta zona qua è particolarmente fredda. Guardate, rispetto al resto, qua nel dormitorio comunque ci sono 20 gradi. Invece qua ce ne sono davvero davvero pochi. Sì, ok, allora il riscaldamento, cioè l'acqua calda arriva, per cui adesso gli andiamo a mettere i termosifoni. No, non era sotto termosifoni, era radiatore. Dov'è il radiatore? Ok. Allora, i tubi dov'è che li ho messi? Li ho messi qua. Perfetto. Sì. Quindi gliene metterei uno qua, uno qua. Ok. Allora. Radiatore. Per cui potrei mettergliene uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Dovrebbero essere giusti. Ah, e uno anche qua nel negozio. Quindi glielo mettiamo qua. Ok. Vai. Allora, andiamo avanti veloce. Questo mi sa che l'ho fatto un po' spostato. Aspetta. Oggetto. Radiatore. Me lo vai a mettere qua. Ok. Boh, dovremmo essere a posto col riscaldamento. Adesso verifichiamo, ragazzi. Qua il tunnel me l'hai tolto? Sì. Ok. Ferito? Ah, affamato e ferito. Eh sì, lo so. Siete affamati, ragazzi. Però dovete aspettare. A cacchio. Messi troppo indietro, vabbè, fa niente, mettiamolo qua e mettiamolo qua. Vai. Ok, adesso che il riscaldamento l'abbiamo messo, se andiamo infatti su temperatura, vedete che già qua è 20 gradi rispetto ai 2 gradi di dove non c'è naturalmente il termosifone. Quindi il riscaldamento, ragazzi, è una cosa assolutamente assolutamente fondamentale. Ok, qua quello è ferito, vai, portalo in infermeria, bravo, bravissimo. Mamma mia quanto sangue, che cacchio avete combinato qua? Sti maledetti ragazzi. Ok, adesso il riscaldamento c'è dappertutto, verifichiamo che sia effettivamente così. Sì, non c'è nell'obitorio, però vabbè, io non credo che serva a sto punto nell'obitorio, no. Qua dici che nel canile lo devo mettere. Ma io magari glielo metto perché non so, anche i cani poverini, cioè di lasciarli al gelo, sinceramente mi scoccia un po', quindi mettiamo un radiatore anche qua. Vai. Così almeno anche i poveri cagnolini, ragazzi, si danno una scaldata. Tanto qua abbiamo il nostro boiler che dovrebbe in teoria arrivare. Vediamo se gli arriva così l'acqua. No, forse no, te lo devo mettere così. Ah, no, lo devo ancora costruire, vabbè. Vai, vai, costruiscilo. Ok, vediamo l'incarico lì a quanto siamo. 77%, quindi vedete, quello dell'unico pasto ormai è quasi completato. 79. Perfetto, perfetto. Ok, così almeno c'è anche lì il riscaldamento. Vediamo un po'. Insomma, almeno anche cagnolini, poverini. Hanno un po' di riscaldamento in più. Speriamo di finire in fretta sto cavolo di obiettivo, ragazzi, perché senza pasto vedete che sono sempre tutti affamati e si incazzano come le iene. Sentite il taser? Stanno taserando di brutto le nostre guardie. Va bene, dai. Allora, io direi che posso concludere qua questo gameplay dedicato a Prison Architect. Anche oggi, ragazzi, abbiamo fatto davvero un bel po' di cose. Tanto devo assumere una guardia armata in più, esatto, che mi ero scordato. Così adesso abbiamo 3 guardie armate. Ok, qua che stanno a fa'? Detenuti, fame, vedete, sono tutti affamati e quindi incazzati come le bisce.
Però vabbè, nel prossimo gameplay sicuramente andremo a completare quell'obiettivo lì di dargli meno cibo e come altro obiettivo invece sarà quello di dargli 3 pasti al giorno, per cui recupereremo ovviamente il tutto. Speriamo, anche perché qua il rischio, come vedete, è davvero alle stelle. Va bene ragazzi, allora io direi che posso fermarmi qui con Prison Architect. Naturalmente salvo assolutamente la prigione, perfetto. E voi? Mi raccomando, non vi scordate un bel po' di like, condividete e soprattutto continuate a commentare e darmi un sacco di consigli. Da Prison Architect è tutto, noi ci salutiamo, ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!